Ucraina, la volontà dei popoli. Ormai la questione dell'Ucraina orientale è diventata una farsa e gli abitanti dell'Ucraina orientale vogliono andare con la Russia, così come è avvenuto con gli abitanti della Crimea. Beh, il principio dell'autodeterminazione dei popoli dove lo mettiamo? È inutile continuare a sparare. Quando marito e moglie non vanno d'accordo, cioè prima la separazione legale e poi il divorzio, no? E si deve fare così anche a livello dei popoli. Se gli abitanti dell'Ucraina dell'Est, che sono quasi tutti russofoni e russofili, vogliono andare con la Russia, e che vadano con la Russia, no? Perché usare i cannoni? Marito e moglie non si possono mica tenere insieme con i cannoni. Ok, cari amici, teniamo presente che, per esempio, noi italiani viviamo una situazione analoga con il Trentino Alto Adige, anzi, con l'Alto Adige. L'Alto Adige, per gli austriaci, è sul Tirolo, la patria degli Asburgo. Eppure noi ce lo siamo preso il Sud Tirolo, ovvero l'Alto Adige, al termine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1918, ce lo siamo presi. Ma lì la popolazione parlava, ancora parla la lingua tedesca. Allora, come abbiamo fatto noi per tenerci buono il Sud Tirolo, per evitare che il Sud Tirolo comprasse i cannoni e nascesse una guerriglia? E come abbiamo fatto? Abbiamo messo mano al portafoglio, abbiamo pagato, abbiamo detto: tu, regione del Trentino Alto Adige, sarai una regione a statuto speciale, che vuol dire avrai il doppio del denaro, il doppio. Ok? Si paga, si paga. Le popolazioni non si tengono buoni con i cannoni, forse si possono tenere buoni con i soldi, e a noi è andata sempre bene così, Trentino Alto Adige, perché il Trentino Alto Adige potrebbe sognare di tornare in Austria. Valle d'Aosta, perché la Valle d'Aosta potrebbe sognare di tornare in Francia. Friuli Venezia Giulia, perché il Friuli Venezia Giulia potrebbe andare con gli slavi. Va bene? Con gli slavi. Friuli Venezia. Pagamento doppio, doppio, doppio i soldi. Finiamola con questa storia. E se proprio vogliamo la pace, anziché fare i vari accordi di Kiev, dobbiamo mettere le mani al portafoglio. Se noi siamo così buoni, noi dell'Eurozona siamo così buoni e vogliamo bene alle popolazioni dell'Ucraina, dobbiamo dare tanti soldi a Kiev, in maniera che Kiev i soldi li passi agli abitanti dell'Ucraina dell'Est. E dica, ecco, noi di Kiev, dell'Ucraina dell'Ovest, vi diamo tanti soldi, in modo che voi non abbiate più la voglia di separarvi, capito? È così che si fa, così come fa. Si mette mano al portafoglio. A questo mondo noi siamo fatti in maniera che preferiamo usare i cannoni anziché i soldi, perché sono cose che io ho spiegato. Ho spiegato in quest'opera, cari amici, in quest'opera, vedete? Preferiamo usare i cannoni anziché il denaro. Ok, cari amici? Beh, cari, ripeto, è diventata una farsa. Dice, se fanno gli accordi poi non si rispettano, ma si metta mano al portafoglio, si metta e si tengono buone le popolazioni dell'Ucraina dell'Est. Con delle buone sovvenzioni di denaro, è così che si fa, altro che sparare. Vabbè, cari amici, come facciamo noi, italiani, con il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia. Soldi, soldi e soldi. Grazie, cari amici, a tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.